cura del giorno dopo. Fino a poco tempo fa i dottori potevano rifiutare di prescriverla, ma le cose sono cambiate, scatenando anche proteste dei medici cattolici. Il servizio sanitario la deve distribuire. È un diritto degli utenti ed è un obbligo per noi. Fra l'altro un obbligo al quale intendiamo adempiere, perché si è verificato qualche caso di utenti che sono stati respinti dal servizio. Questo non è possibile che avvenga. L'obiettivo non è offrire alle donne una scelta in più, come molti sostengono. Introdurre in Italia questa pillola serve in realtà ad alcuni come strumento per smontare la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Noi non la chiamiamo interruzione di gravidanza, la chiamiamo omicidio. Secondo la legge, la pillola in questione, conosciuta come Norlevo, non avrebbe effetto abortivo, ma prettamente preventivo, anche se non si escludono effetti collaterali. Tutti gli elaborati chimici introdotti in un organismo, se non sono particolarmente testati, chiaramente, ma lungamente testati, possono avere conseguenze inimmaginabili, non verificabili immediatamente. La decisione dell'ASUR non vuole assolutamente suggerire ai medici cosa fare. Si tratta solo di tutelare sia la categoria che i pazienti al fine di evitare ricorsi legali. Vogliamo evitare che ci sia un rapporto sgradevole fra il servizio, gli utenti e i medici. E i medici quindi, che vogliono essere esentati, possono esserlo se l'organizzazione si pone carico di questo problema. Quindi la mia indicazione è stata di riorganizzare in questo senso i servizi.